Roberta Metsola, 458 votos. Membri del Parlamento Europeo, colleghi europei, b'umiltà inħossni onorata bil-responsabilità li qed tafdawni biha. Inwiet li ser naħdem bl-enerġija kollha tiegħi f'isem dan il-Parlament u għal-ġid taċ-ċittadini Ewropej. I am a woman from a small island in the middle of Europe's southern sea. I know what it means to be the underdog. I know what it means to be pigeonholed. But I also know how important this is for people beyond this chamber. I want people to recapture a sense of belief and enthusiasm for our projects. A belief to make our shared space safer, fairer, more just, and more equal. Europa iktar maquda u Europa minar diskriminazzjoni. Will not weaken solidarity among members. Know that dictators will never divide us. And let me say to the families of Daphne Caruana Galizia and Jan Kuciak, journalists for doing their job, killed. Your fight for truth and justice is our fight. On all those who fought and suffered under totalitarianism and sacrificed everything for Europe. On the shoulders of all those who believed and who believe still. We stand here thanks to them. We stand here for them. Europe is back. Europe is the future. Vive l'Europe. Onorevole Sassoli, 345 voti. Signore e signori parlamentari, colleghe e colleghi, cari amici, tutti voi capirete la mia emozione in questo momento nell'assumere la presidenza del Parlamento europeo e di essere stato scelto da voi a rappresentare l'istituzione che più di ogni altra ha un legame diretto con i cittadini, che ha il dovere di rappresentarli e di difenderli. L'Unione europea non è un incidente della storia. Non siamo un incidente della storia, ma i figli e i nipoti di coloro che sono riusciti a trovare l'antidoto a quella degenerazione nazionalista che ha avvelenato la nostra storia. Se siamo europei è anche perché siamo tutti innamorati dei nostri paesi, ma il nazionalismo che diventa ideologia e idolatria produce virus che possono produrre conflitti distruttivi. Cari colleghi e cari colleghi, l'Europa ha ancora molto da dire se noi e voi sapremo dirlo insieme, se sapremo mettere le ragioni della lotta politica al servizio dei nostri cittadini, se il Parlamento ascolterà i loro desideri, le loro paure, anche la loro rabbia, ma soprattutto le loro necessità. Sono sicuro che tutti voi saprete dare il massimo contributo per un'Europa migliore, che può nascere con noi, con voi, se sapremo metterci cuore e soprattutto ambizione. Grazie. La prima cosa che vorrei fare come Presidente è raccogliere l'eredità che ci ha lasciato David Sassoli.
David era un combattente per l'Europa, per noi, per questo Parlamento. Credeva nel potere dell'Europa di forgiare un nuovo percorso in questo mondo. Grazie, David.